Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Android 41 su Eleven 2. Siamo in un nuovo episodio, sempre lo scorso capitolo, perché faccio sempre un capitolo in due parti. Dobbiamo andare ad affrontare i nostri nuovi avversari, o meglio, dovremmo affrontarli a breve. Ma prima ci tocca andare al vecchio parco a vedere dove si allenava il nonno di Mark. E allora andiamo a questo vecchio parco. Battiamo un attimo prima questi teppistelli, ruba la palla e via, vinto. Speriamo di non incontrare altre seccature durante la strada, ma non penso. Vediamo un po'. Ok, è andata bene, è andata bene. Cagnolino? Bau bau? Perfetto. Non mi aspettavo facesse altro, a dire il vero. Bene, bene. Nessun inconveniente, a parte quei teppistelli di prima. Io posso capire la tua grande passione per il calcio. Il fatto che non hai mai conosciuto tuo nonno, ma l'hai conosciuto attraverso i quaderni che ti ha lasciato, il pallone, il calcio appunto, però vedere un posto, un parchetto abbandonato, insomma, che emozione, chissà in quale tecniche speciali si esercitava. Chissà. David. Sì, molti hanno flashback quando vedono Mark, vedono anche David, ma... finisce subito. Oh, chiedo scusa, per un momento mi è sembrato di vedere tuo nonno. È stato un po' inquietante. Io te lo farei vedere per davvero dove sta il nonno, però non è ancora il tempo, non è ancora tempo. Non si preoccupi, succede un sacco di persone. Ma com'era veramente il nonno di Mark? David? Oh, era un tipo fuori dal comune, questo è sicuro. Ci diceva sempre cose tipo prima fai sbam, poi stunk. Ed effettivamente la palla andava in rete. Erano le condizioni perfette per sviluppare nuove tecniche. Capisco. David doveva perdere più di qualsiasi altra cosa. Ogni volta che perdevamo contro qualcuno, David non si dava pace finché non aveva la rivincita. Era solito allenarsi duramente ogni giorno, dall'alba al tramonto. Wow, tuo nonno era fenomenale, Mark! Per farlo però arrivava spesso tardi a scuola. Fare tardi a scuola? Ma come, nonno? È una cosa... che in realtà non succede in Giappone. Arrivano tutti sempre in orario. Sì, tendono molto, diciamo, a far apparire la società per quello che non è. Perché diciamo che in molti anime e anche in molti videogiochi vogliono far apparire la società giapponese un po' sregolata, non tutta perfettina. Ihi! Sempre la risata squagliata c'è questa. Anche Mark a volte è così preso dall'allenamento che dimentica di andare a scuola. Tuo nonno e io siamo rimasti amici anche quando lasciò Fukuoka per cercare di diventare un calciatore professionista. Dicevamo sempre che i nostri cuori avrebbero continuato a battere ad unisono nonostante la distanza. Bello. Battere all'unisono, e questa sarà una cosa principale per vincere l'ultima partita. L'ultima che si farà ovviamente a fine gioco. Esattamente. Non hai degli amici speciali per cui provi sentimenti simili, Mark? Amici speciali. Stiamoci calmi, Axel. Sì, ne ho. Ho un amico così, un amico su cui so di poter contare a prescindere da quanto lontani ci troviamo. Mark, stai pensando ad Axel, vero? Mi raccomando, non dimenticarti mai quanto sono importanti i tuoi amici. Ora passiamo al motivo per cui siamo qui. Ecco, questo è il quaderno segreto di David Evans. È questo? Il quaderno segreto di mio nonno! È pieno di tecniche che non è mai riuscito a padroneggiare completamente. David ha voluto essere sicuro che fosse custodito lontano da occhi indiscreti. Hai capito perché, vero? Le tecniche sono troppo potenti. Esatto. Se qualcuno le provasse senza un adeguato allenamento, potrebbe farsi seriamente male. Sì, perché cercare di fermare un pallone con una mano di luce, una mano che ti esce dal corpo, ti fai male. Davide mi ha fiorito il quaderno per evitare che finisse nelle mani sbagliate. Mi ha detto, ho la sensazione che questo quaderno tornerà utile un giorno. L'ho tenuto al sicuro e lontano da occhi indiscreti tutto questo tempo, aspettando il momento giusto. Io l'avrei tenuto in cassaforte. Anche se non ci sono la cassaforte, a dire il vero. È per questo che ci ha contattati quando ha sentito degli attacchi alieni? Precisamente.
Ho pensato che il quaderno vi sarebbe potuto essere utile in questa emergenza. Ah, capisco. Veniamo al dunque. So che se vi do questo quaderno iniziate ad allenarvi con le mega tecniche, ma vi devo avvertire, impararle non sarà facile. Alcuni di voi potrebbero farsi male provandole. Certo. Mi pare di capire che questo non vi farà cambiare idea, ho ragione? Preside, Mark sa meglio di chiunque altro quanto sia importante l'amicizia. Non farebbe mai del male a un amico. Basta tergiversare, Mark, dobbiamo imparare queste tecniche. Già, qualche graffia a ammaccatura non sono che un piccolo prezzo da pagare per diventare giocatori migliori. Non voglio farmi male, ma piuttosto che smettere di giocare a calcio. Va bene, squadra. Signor Bolding, mi dia quel quaderno. Faremo qualsiasi cosa sia necessaria per fermare l'Alius per poter giocare a calcio di nuovo in pace e serenità. Impariamo queste mega tecniche e supportiamo il gioco che amiamo. Mark, sei un grande. Così si fa. Ben detto, Mark. Io sono con voi, li siamo tutti. Si capisce che siete tutti dei veri amici. So di potermi fidare di voi. Sono sicuro che farete buon uso di questo quaderno. David ci ha messo anima e corpo. Abbiatene cura. Ottimo. Il quaderno di mio nonno. Wow, è grandioso, Mark. Allora, di che tecniche speciali parla? La sua calligrafia non è migliorata. Nonno, grazie. Forza, venite tutti, andiamo ad allenarci per diventare più forti. Dobbiamo farlo. Andiamo. Mark, devo dirti una cosa. Cosa c'è, Darren? È presente quello che stavi dicendo prima a proposito di quel tuo amico speciale? Forza, Mark, muoviti! Eccomi, arrivo! Lo direi quando saremo tornati alla Fox, Sir Darren. Mark, aspetta! Para. Prova qualche mega tecnica alla Fox Shore. Certo, però che dire Fox Shore non è facile. Da quello che ho letto dovrebbe chiamarsi Foshore, dato che la X non si legge in americano quando termina. O meglio, la parola faux si legge fo, nel senso tipo falso. Però non ne sono proprio sicuro. Cos'è successo, Jonathan? È stato terrificante. Andiamocene finché possiamo. Ehi ragazzi, che succede? L'Alius Academy ci hanno detto che non avranno pietà. Cosa? Fammi vedere. Non ci posso credere. Guardate la firma di questo messaggio. G? G. Che sia la super squadra dell'Alius di cui parlavi, Jude? Io le voci erano vere, lo sapevo. Cosa? Vuoi dire che questa super squadra verrà qui e attaccherà la Foshore? Diciamo Foshore, dai, meglio. E non siamo neanche riusciti a partecipare a Football Frontier. Siamo spacciati, capito? Ascoltatemi tutti. Non possiamo darci subito per vinti. Non ci siamo allenati più duramente che mai? Dobbiamo credere in noi stessi e affrontare l'Alius Academy. Darren! Sarebbe l'atteggiamento giusto contro una squadra di umani, ma stiamo parlando di alieni! Mark e gli altri probabilmente hanno detto la stessa cosa all'inizio, ma non si sono arresi e hanno dimostrato che l'Alius può essere battuta. Per tutto questo tempo abbiamo voluto essere come la Raimon, e ora vorreste arrendervi? Non saremmo mai forti come loro se è questo l'atteggiamento. Darren. Ha ragione. Eh sì. Questo è lo spirito giusto, Darren. Mostriamo al mondo di che passo siamo Questo è lo spirito giusto, Darren. Mostriamo al mondo di che passo sono fatti quelli della Foxshore. Wow, che arringa. Mi sento così carico ora. Mark, dobbiamo chiedervi un favore. Se dobbiamo affrontare gli alieni avremmo bisogno di allenarci sul serio. Sareste disponibili ad aiutarci? Certamente, vero ragazzi? Assolutamente, faremo tutto quello che possiamo. Sì, saremo più che felici di prendervi sotto la nostra ala protettrice. Non avreste nessuna possibilità contro l'Alius nel vostro attuale stato. Preparatevi a un allenamento estenuante. Sono l'unico che sta diventando nervoso? Sei sicuro che non sia un problema, Mark? Dopotutto anche tu bisogna allenarti con le mega tecniche. Il campo da calcio è a vostra disposizione per qualsiasi cosa. Perché la Raimon non prova le mega tecniche mentre si allena con la Foshore? Significa che anche noi vi aiuteremo, Mark, è meglio di così. Ottimo, non sprechiamo altro tempo allora, andiamo a prepararci.
Certo! Ottimo. Mark. Xavier? Cosa ci fai tu qui? Xavier, ci picchia, non ti vedo da una vita! Scusami, Vittoria, potrei parlare un momento in privato con Mark? Eh? Oh, certo, naturalmente. C'è qualcosa di strano in quel ragazzo. Ovunque andiamo spunta sempre fuori lui. È successo troppe volte per essere una coincidenza, non trovi? Eh già. Una bella coincidenza, invece. Mark, sono venuto a dirti addio. Eh? Addio? Voglio molto bene a tutti voi, Mark. Non posso spiegare a parole quanto felice mi renda vedervi giocare a calcio. Lo amate così profondamente. In effetti, è la prima volta che provo queste sensazioni. Tuttavia non posso oppormi ai desideri di mio padre. Quindi, questo è un addio. Mi dispiace. Ehi, Xavier! Siamo tutti pronti, Mark. Aspettiamo solo te. Oh, va bene. Arrivo subito. Xavier, cosa avrà voluto dire? Non lo so, Mark. Proprio non lo so. E invece lo sapremo. La sessione di allenamento con la Foshore fu tra le più intense a cui avessimo mai preso parte. Entrambe le squadre erano così concentrate che la notte calò e non ce ne rendemmo conto. E riguardo all'allenamento che ho fatto per conto mio, come disse nello scorso capitolo, l'ho fatto un bel po', però è molto lunga la strada. Ci vuole tanto tempo. Il giorno dopo. Allora, Mark, che tecnica hai trovato nel quaderno segreto? Beh, ce n'è una chiamata Pugno di Giustizia. Seghino, Tekken! Bella quella. È una parata spettacolare. Wow, e come funziona? Apri la mano, poi stringi, poi dici BOOM PAPAU! Beh, sembra decisamente una delle mosse di tuo nonno. Aspettate, c'è dell'altro, c'è una tecnica perfino più potente della mano di luce o della mano del colosso. Sul class anche il pugno di giustizia che vi ho appena mostrato. Si chiama mano insuperabile. Mugenza Hando. Deve essere la miglior parata del mondo. Sono tutto orecchi. Oh oh. Che problema c'è? Ho appena trovato un commento nell'ultima pagina. Le mega tecniche non sono perfezionate. Non sono perfezionate significa che si è reso a metà strada mentre le creava? Non è possibile, nonno non si è mai arreso e non ha mai lasciato qualcosa a metà. È solo che non ne ha avuto il tempo. Immagino tu abbia ragione. Quindi da che tecnica potremmo iniziare? Questa, sull'ultima pagina. È il tiro più potente del quaderno. Energia della terra. Iniziamo direttamente dalla tecnica più potente. Sicuro, se è sull'ultima pagina deve essere qualcosa di veramente speciale. Ho avuto voglia di provare questa tecnica dal primo momento in cui l'ho vista. Dunque, l'energia della terra è una tecnica eseguita da tutti e 11 giocatori. 11? Proprio così, ogni giocatore nella squadra incanna la sua energia nella palla, poi tra i giocatori la tirano contemporaneamente ed è rete. Capisco. Quindi se anche uno solo dei giocatori fosse nel posto sbagliato, la tecnica fallirebbe. Wow, d'altronde non si chiamerebbero mega tecniche se non fossero difficilissime. Non preoccuparti, zuccherino. Ti terrò d'occhio io, sarai sicuramente nel posto giusto. Certo, grazie. Ma forse questa è la mossa di cui abbiamo bisogno per riportare gli alieni dalla G con i piedi per... terra. Allora è fatta! Andiamo al campo della Foshore e alleniamoci con loro! L'energia della terra è una tecnica molto potente e quando Mark... quando il nonno... o meglio, la nota che era ai piedi della pagina che il nonno di Mark ha scritto sono incomplete, non intendeva che non erano finite. Intendeva che... sono migliorabili, più le fai più diventano forti ed infatti la mano insuperabile e il pugno di giustizia hanno questa cosa chiamata G1, o meglio livello in questo caso in italiano, livello 1, 2, 3, 4 fino a 5, e anche la mossa che imparerà poi Sean Frost sarà di livello 1, 2, 3, 4 e 5, il richiamo del lupo, molto bella. Ok Fosher, iniziamo noi con l'allenamento. Vediamo cosa riusciamo a fare con l'energia della terra.
Siete pronti? Siamo pronti, Mark! Va bene, cominciamo! I don't know what I'm doing with my life. Wow! Funziona? Sean! Sean, non ti puoi fermare così! Qualcosa non va, Sean. Sei un po' strano ultimamente. Ti senti male per caso? Sì. Devo avere qualcosa. Scusa se ti faccio preoccupare, Mark. Se avete visto il trailer di Inazuma Eleven Ares, il fratello di Sean, Aiden, non è morto. E il figlio del capo dell'Alius, Xavier, il vero Xavier, e non è morto, c'è quello vero, è uguale al nostro Xavier, però è il vero figlio del capo dell'Alius, non è un orfanello, ed è una cosa stupenda secondo me questa. Ci sono tutte quante le conoscenze di Inazuma Eleven, del 2 e del 3, ragazzi, sarà secondo me, se non il migliore, uno dei migliori giochi di Inazuma Eleven mai usciti. E oltre ovviamente ai personaggi nuovi. E ho letto la trama ed è pazzesco. Penso che lo giocherò in giapponese, se non esce entro un anno da noi. Dato che quest'anno deve uscire anche Galaxy, comunque sia. Però andiamo avanti, non disquisiamo su queste cose. Sei inutile. È ora di fare una sostituzione. Soffre. Tutto bene, Sean, forse dovresti andare a riposarti nell'autobus. No, sto bene, grazie. Comunque ci sono altre mega tecniche in cui dobbiamo allenarci, giusto? Perché non ne proviamo qualcuna? Buona idea. Penso che dovremmo fare ulteriori ricerche prima di provare di nuovo l'energia della Terra. Perché non provi qualcuna di quelle tecniche di parata nel frattempo, Mark? Buona idea, inizio subito. Quale proverei per prima, Mark? Ovvio, no? La più potente di tutte le tecniche di parata, la mano insuperabile! Va bene, cominciamo! Mano insuperabile! Come si fa? Accidenti, ho sbagliato di nuovo. Eppure sto seguendo il quaderno alla lettera. Ce la puoi fare, Mark? Eh? Ehi, sei tu Darren? Perché non vieni qui? Non c'è bisogno che ti nasconda. Non mi dispiace, sto disturbando il tuo allenamento. Non preoccuparti, Darren. Anzi, dato che sei qui, potresti aiutarmi a capire cos'è che è andato storto? Che tecnica stai provando? Questa qui. È anche più potente della mano del colosso. È la mano insuperabile. La mano insuperabile. Davvero più potente della mano del colosso? Certamente. Non sto avendo molto fortuna, però. Comincio a pensare che ci sono delle mega tecniche che neanche il nonno riusciva a eseguire. Tu nonno era David Evans, giusto? Il leggendario portiere? Sì, erano dei migliori in Giappone. È meritoso se sono diventato un portiere. Volevo essere bravo come lui. Tu sei un gran portiere, Mark. Io ti ammiro proprio come tu ammiri tuo nonno. Mi ammiri? Sai, ero un centrocampista. Ma quando ti ho visto giocare a Football Frontier, mi sono reso conto che volevo solo essere come te. Sembravi così concentrato, così calmo. Davvero? Wow, però fare il portiere è proprio divertente, non è vero? Ci puoi scommettere, ma io devo ancora farne di strada. I miei compagni hanno sempre qualcosa da ridire, per loro non ci metto abbastanza grinta. Non è vero, ho visto come ti butti sul pallone, hai spirito combattivo da vendere. Nell'ultima partita che abbiamo giocato, sei stato elettrizzante. Davvero? Questo significa molto per me, Mark. Ehi, ho un'idea, perché non provi a seguire la mano insuperabile? Sei sicuro? Ma certo, moltissima fiducia in te. Davvero? Grazie, va bene, ci proverò. Allora, la prima cosa di cui hai bisogno per eseguire correttamente la mano insuperabile è il desiderio bruciante di non lasciar passare neanche una palla. Un desiderio bruciante. E grazie a questo desiderio innumerevoli mani voleranno intorno a te in tutte le direzioni. Che suono è? Tutto quello che devi fare a questo punto è visualizzare le mani mentre fermano la palla di colpo. Tump! E sto sbavando. Visualizza le mani. Sono pronto! Mano insuperabile a noi due!
cosa hai fatto? Ho fallito. Sapevo che sarebbe andata così. Però ha funzionato solo per un istante, ma l'ho vista. Tutte quelle mani nell'aria attorno a te. L'ho vista anch'io. Non è vero che hai fallito. Snelli, non distrarlo. Forza, Darren, ci sei quasi. Provaci ancora. Va bene. Ad allenarmi con te, Mark, mi sento veramente forte. Innumerevoli mani, tutte intorno a me. Fermare la palla di colpo. Ah! Darren! Mano insuperabile! Darren, tu! Mark, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Quindi questa sarebbe la mano insuperabile. È incredibile! Questo significa che è un portiere migliore di Mark. Sembra che le cose si facciano interessanti. Piccola curiosità, ogni volta che potenzi di livello, appunto la mano insuperabile, compaiono più mani. Carino. Con qualche dritta riuscirai a seguire delle tecniche fenomenali. Hai un grande talento. Ma è stata solo fortuna, se tu mi chiedessi di rifarlo non avrei speranze. Dovrò lavorare molto per perfezionare questa tecnica. Non ho nulla di simile alla tua mano del colosso, Mark. Va bene, allora continuiamo ad allenarci finché non sarei tu a essere perfetto. Mi piacerebbe completare la tecnica del pugno di giustizia. Quindi dobbiamo darci da fare e lavorare sodo. Non perdiamo di vista l'obiettivo e diamoci dentro. D'accordo, conta su di me, Mark. Sembra che Darren sia già a livello di Mark. Anch'io dovrò rimboccarmi le maniche. Un momento, è preoccupazione quello che leggo ora sul viso del grande Jude Sharp? Succede anche ai migliori, sai? Ah, mano d'amore d'accordo, splendido. La gioventù. Guardandolo allenarsi, sembra proprio identico a David quando era giovane. Ehi, Nathan, senti un po' qua. A quanto pare Darren è un giocatore fortissimo. È riuscito a seguire una delle mega tecniche, la mano insuperabile. Una mega tecnica? Esatto, la deve ancora perfezionare, ma non dimenticare quanto ci ha messo a imparare la mano del colosso. Riuscire una tecnica del genere costa del nulla è semplicemente incredibile. Che ti prende, Nathan? Come fai a essere così sereno, Mark? Eh? Ci sono buone possibilità che questo Darren sia un portiere migliore di te. E tu te ne vai in giro felice e spensierato come se niente fosse. È vero che non è facile accettare che qualcuno sia meglio di te. Ma nessuna regola ci impedisce di avere più di un portiere in squadra, giusto? Non importa quanti siamo, l'importante è credere nei nostri compagni. Sai, quando ho visto quanto veloce correva Sean, ero roso? Ero roso dall'invidia. Aspetta, potrebbe essere effettivamente roso e non rosso. Roso nel senso mangiato dall'invidia. Ti può usare anche così. Nathan, io non ce la faccio proprio a correre così veloce. Nulla è più doloroso di essere messi di fronte ai propri limiti. Ma Nathan, tu... Gli alieni attingono da una qualche fonte di energia per caricarsi e diventare più forti, vero? Non sarebbe giusto fare la stessa cosa per riuscire a batterli? Se lo facessimo potremmo superare i nostri limiti e sarei molto più veloce. Nathan, ti prego, dimmi che non stai parlando ancora del nettare degli dèi. Veramente ti serviresti di quella roba? La vittoria sento solo quando è frutto del duro lavoro. Ehi, Mark! Il tuo discepolo ti chiama, Mark. Faresti bene a correre a vedere cosa vuole. Nathan. Nathan, non è come pensi. Io non sono. Il vero me stesso non è. Il vero te stesso? Sono un cannoniere della Raimon. Devo allenarmi duramente. Devo migliorare per il bene della squadra. Io e Darren continuiamo a provare la mano insuperabile, ma padroneggiare la mega tecnica si rivelò difficilissimo.
Nonostante tutto, Darren non si arrese, continuò a impegnarsi con tutte le sue forze. Ben fatto, Darren. Andiamo, direi che per oggi può bastare. Mark, ascoltami. Volevo solo dirti, tu sei un vero fuoriclasse, proprio come immaginavo. Io voglio giocare ancora a calcio con te e voglio imparare tutto quello che mi puoi insegnare, Mark. Darren, ma tu... Mark, ti prego, allenami. Perfetto. Wow. Darren, ora sei un membro della Raimon Eleven. Perfezioniamo la mano insuperabile e sconfiggiamo l'Alius Academy. Grazie mille, non ti deluderò. Così si fa. Continueremo ad allenarci domani. Buona fortuna, Darren. Grazie, Mark. Due giorni dopo. Allora, continuiamo con l'allenamento. I ragazzi della Foscher sono proprio cambiati da quando hanno iniziato ad allenarsi con noi, vero? Ah, potevano a malapena essere considerati una squadra di calcio quando abbiamo iniziato. Difficile che peggiorassero. Ehi, non ci va leggera. Ma la passione non gli manca, migliorano a vista d'occhio. Oh, tu dici sempre cose così carine, Moruccio. Quindi la chance passerà alla Raimon, ho capito bene? Accipicchia, come sono invidioso. Giocare a calcio con Mark Evans e i suoi... è sempre stato il tuo sogno, vero Darren? È vero, ma vorrei essere accettato da tutta la squadra, non solo da Mark. Voglio dimostrare a tutti che sono un membro della Raimon a tutti gli effetti. Per questo devo continuare ad allenarmi. Oh, non è carino quando è tutto serio? Se vuoi unirti a noi, io sarei felice di averti a bordo, tesoruccio. Oh, sì, perché non prendi la tua decisione per noi, proprio come prendi tutte le decisioni per Arika in questi giorni? Ah, siete tutti qui. Ah, era Silvia. Mark, Nathan ha detto che preferisce allenarsi per conto suo, avete litigato? No. Beh, non esattamente. Mark, sì? Ti sono per caso sembrato strano nell'ultima partita che abbiamo giocato? Strano? Non mi pare, sembravi te stesso, direi. Me stesso. Capisco. Sean... Oh, oh, oh. Cos'era quel rumore? Non può essere. Ehi ragazzi, venite qui. Che succede, signor veteran? È terribile, l'Alius è arrivata. Di già, è la settimana che state lì fermi. Oh, e adesso cosa facciamo? Non facciamoci prendere da panico. Ricordatevi quello che Mark e gli altri ci hanno insegnato. Li batteremo. Darren ha ragione, non ci possiamo arrendere proprio adesso. Bene, squadra, preparatevi ad affrontare questi alieni. Andiamo al campo da calcio. G, la squadra più forte dell'Alius. I loro giocatori più formidabili. Non riesco a immaginare nemmeno lontanamente quanto possono essere forti. Vai al campo di calcio della Foscher. Andiamo a vedere questo massacro. Che succede? Perché questa calma? Sembra che il tempo si sia fermato. È tutto così silenzioso, non sento neppure il vento. Non sembra la Foscher che conosciamo. Jude, ho paura. Ti proteggerò io, seria. Sono arrivati! Manca un giocatore. Umani, noi siamo la squadra di punta dell'Alius Academy. Il nostro nome in codice è G. G come Genesis. Genesis. Così questa sarebbe la squadra più forte dell'Alius. Sembrano così tranquilli. È questo che li rende terrificanti. Andrò direttamente al punto. Dateci il quaderno segreto. Abbiamo due obiettivi: sconfiggere la Raimon Eleven e ottenere quel quaderno.
Solo allora smetteremo di distruggere le scuole. Cosa? Come fate a sapere del quaderno segreto? Ascoltatemi, alieni! Non ci piegheremo alla vostra volontà. Se volete il quaderno dovete prendercelo con la forza. Sei patetico, mezza cartuccia. Come mi hai chiamato? Lottare non farà che rendere le cose più dolorose per voi. Non potete sfuggire al vostro destino. Perché gli umani non ci arrivano? Non li capisco. Sapete, quasi mi dispiace per voi, Fosher. Preparatevi a sperimentare il potere delle nostre tecniche speciali. Bellatrix, hai parlato abbastanza. Capitano. Quindi quello sarebbe il loro capitano. Avresti dovuto fermarmi se pensavi che stessi parlando troppo, Zin. Se non hai niente di meglio da fare che interessarti alle sorti dei miserabili terrestri, intendo. Porterò a termine la mia missione. È quello che desidera mio padre. Fosher, accettiamo la vostra sfida. Forza squadra, prepariamoci! Quei capelli rossi, quella voce. Eh sì, Jude, hai ben capito. Tutto quell'allenamento aveva reso la Fosher una squadra molto più forte di quella che noi avevamo affrontato. La Genesis, tuttavia, era molto più forte di quanto immaginassimo. Lenti. Lumache. Che noia. Che spettacolo penoso. Oh, mamma. Sono veloci. Riesco a malapena a vederle. Ma com'è possibile? Non abbiamo alcuna chance contro questa squadra. Questo è da vedere. Eh? Sembra che almeno uno di noi non sia d'accordo. Non c'è paragone. Prendi questo! Parala, Darren! Userò la tecnica che Mark mi ha insegnato, la mano insuperabile, la parerò di sicuro! Forza, Darren! Oh, mano insuperabile! Ha sfondato la mano insuperabile! Non è possibile! Quella è la tecnica del nonno, la più potente delle tecniche di parata! Probabilmente Darren non ha ancora perfezionato la mano insuperabile, ma la potenza di quel tiro era immensa. La Genesis è semplicemente di un altro livello. Forza ragazzi, continuiamo a lottare, non arrendiamoci! Beh, non c'è da divertirsi con queste schiappe, non si reggono nemmeno in piedi. Proprio come pensavo, sono inutili. Questo che è un pirata, har har, un pirata. Questa può sì e no essere considerata una partita di riscaldamento. Mark, mi dispiace. Avanti, Raymond Eleven, è vostro turno. Siete voi quelli che siamo venuti a battere. Abbiamo afferrato il concetto, Genesis. Ma lasciate che vi dica una cosa, non riuscirete a vincere! Evans. Mark Evans. Fai attenzione, Mark! Sembra che questi alieni sappiano il fatto loro. Comunque, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Per me è solo un'altra possibilità di mettere a segno i tiri micidiali. No. No? Se qualcuno tornerà in questa partita, quello sarò io, Sean Frost. Tu? Ma di cosa stai parlando? Un difensore come te non ha la minima idea di come tirare in porta. Calmati e pensa solo a passarmi la palla. La velocità è essenziale se vogliamo battere questi alieni. Mi stai ascoltando, Sean? Ehi, Sean! Stai zitto! Sean! Cosa c'è che non va? Che ti succede? Niente. È tutto a posto. Bene.
oggi contiamo su Litation. Ci sarà la tormenta glaciale in tutta la sua gloria. Già. È giunto il momento, Raymond Eleven. Siamo pronti quando volete. E io sono pronto allora. Come sto messo con punti energia e punti tecniche? Male! E vai! Ah! Quindi pensate davvero di poterci affrontare? Non avete idea di cosa vi aspetta? Bellatrix, quanto sei maledetta. Infine ci troviamo di fronte alla Genesis. Come si può vincere contro degli avversari che riesce a malapena a vedere? Cosa, Nathan? Sembra turbato. E anche Shondo non sembra più in sé. Spero che stiano bene. Vincerò questa partita. O il mio nome non è più Sean Frost. Guardate, il capitano avversario si sta avvicinando a Mark. Mark Evans. Finalmente ci viene data l'occasione di affrontarci sul campo da calcio. Eh? Sai come mi chiamo? Ti tengo d'occhio sin da quando hai cominciato a giocare. I tuoi progressi sia come calciatore che come persona sono stati lodevoli. Grazie. Mark, ti pare il momento di scambiare cortesie con il nemico? Purtroppo temo di doverti sconfiggere. Non ho alternative. Dobbiamo migliorare questo pianeta. Dobbiamo insegnare cos'è giusto alla gente. Eh? Cominciamo. Noi siamo la Genesis, la squadra di calcio più potente dell'Alius Academy. Ok, diamoci da fare. Loro non sono tanto forti, però... hanno delle belle tecniche. Andiamo. Ma pensavo sarebbe andata più vicino. Niente male, la cosa si fa interessante. Ma dove? Ah, calcolato male i tempi. Ehi. Vai, scivolata. Proprio distrutto, eh. Chiarola. Gol! Che vergogna per voi. Davvero. C'è proprio ragione. Non sono riuscito a fermarli. Wow! Sapevo che la Genesis era forte, ma non pensavo fino a questo punto. La nostra squadra è in condizioni eccellenti, ma non riusciamo proprio a tenere loro testa. D'accordo, Sean, ti passeremo la palla e tu farai assaggiare la tormenta glaciale. Ehi, Sean, stai ascoltando? Dai, Sean, fammi fare la mia parte. È ora di sfoderare la tormenta glaciale. No, devo farlo io. Altrimenti che senso avrebbe? Sean! Cosa quel pazzoide? Starando rimatto per la paura di affrontarci o che? Non riesce a controllarsi? Sean, stai bene? Nathan, mi spiace, sto deludendo tutti. Cosa? Non ho mai sentito una sciocchezza simile. Eri invidioso della mia velocità, non è vero? Tu mi hai sentito? Beh, non dovresti. Sono io che ti invidio. Non posso competere con la tua passione e determinazione. Ne sono reso conto fin dall'inizio. Ma Sean! Ascolta, ne parliamo quando la partita sarà finita. Se non riesci a muoverti, correrà più veloce per coprire la tua area. È ora di far vedere alla Genesis di cosa siamo capaci. Questo non ha tecniche di tecniche difensive, però mi supera come nulla. C-
Cormer invece ha spinto fulmineo. E va bene, è più facile per lui. No! La prossima volta ti intercetteremo. Non vogliamo che tutto quell'allenamento sia stato inutile. Credete che vi lascerò vincere? È quello che si aspettano, in teoria. Dai, ragazzi! Maledizione, la prossima volta però state a vedere. Nathan, che succede? Non sapevo che era scriptata, però ci ha potuto provare lo stesso. Cercate di giocare decentemente. Un tiro semplice, me l'ha passata, baro di luce, distrutta. Troppo bello. È inutile. È inutile che ci provo, non ce la faccio. Non dovrebbe essere scriptata apposta la partita. proprio al limite. Vai. Tormenta glaciale. Ah, rete impenetrabile. Questo è forte. Già. È ovvio. Cioè, non mi aspettavo che facesse gol. Assolutamente. Ce lo so che è impossibile vincere. Ce lo so. Lasciate fare a me, posso farcela. Mi sono allenato duramente. Non c'è nessuno più veloce in campo di Nathan Swift. Non importa contro chi si giochi, io non perderò. Nathan scoppia di energia. Ah, scivolata, così semplice. Oi! Bravo Nathan, hai rubato la palla alla Genesis. Sì, mi sento un leone, lasciate fare a me. Sean, devo tutto a te. Non mi sarei mai allenato così duramente se non avessi voluto diventare più veloce di te. Stai avendo un periodo difficile, ma non preoccuparti. Ti sostituisco io. Quel ragazzo dai capelli blu sta diventando veloce ogni secondo che passa, non mi piace. Wiles? Sì, signore. Capisco. Zin, eh? Ho nuovi ordini dal nostro capo. Capisco, se questo è ciò che desidera nostro padre, li schiacceremo. Con chi stai parlando? Dai ragazzi, sono carico, contento a passarmi la palla. Fermerei io la tua corsa. Ah! Ehi, quello era un fallo bello e buono. No, sto facendo molta attenzione a non esagerare. Stupidi terrestri. Credo che non voglia ancora. È orribile, lo stanno prendendo di mira, povero Nathan. E alieni, lasciatelo stare. Eh? Mark. Sì, questo è... Ascoltatemi tutti, facciamo la ferita. Basta con queste tattiche mambolette. Vuoi disubbidire a uno degli ordini del nostro padre, Zin? Beh... Se tu non hai fregato lo farò io. Stai a vedere. Oh! Ecco fatto. Tutto qui. Questo è tutto quello che... Nathan! Sconfitta bruciante. Non ci rimane altro da fare che distruggere questa scuola e impossessarci del quaderno. Così i desideri di mio padre saranno esauditi. Ah, la nostra scuola! La scuola del nonno! Fermatevi! Mark. Perché? Perché devi essere così disperato? Fai sentimentale, Zin? Ti avevo detto di non stabilire rapporti con il nemico. Rapporti? Con noi? Che idiota, non hai ancora capito? Zin è...
Fermati, non dirglielo. Mark non deve assolutamente saperlo. Mi hai appena chiamato Mark. Aspetta un momento. La tua voce, i tuoi capelli rossi. No, non può essere. Proprio così, umano. Il capitano della Genesis non è altro che il tuo amico Xavier Foster. Basta! Proprio lui, Xavier Foster. È stato bravo a fingersi tuo amico, non trovi? Xavier, è vero. Sei nella Genesis. Proprio come pensavo. Oh! Sin, che stai facendo? Ritirata, ritirata! Ma... non mi avete sentito? Genesis, ritirata, è un ordine! Sì, signore! Sciocco. Avete avuto una grande fortuna, umani. Xavier! Come hai potuto farci questo? Mark, vieni presto! Nathan è... oh, Nathan! Nathan! Ascolta, Mark, quella squadra non sono umani. Fai attenzione. Nathan! Cioè, brutta cosa, brutto affare. Oh no, Nathan. Tu sei quello che mi chiama continuamente. Ti piace guardare i bambini soffrire, è per questo? Oh, scendi dal tuo piedistallo, pensi veramente di essere tanto meglio di noi? Stai cercando i migliori giocatori in circolazione per creare una squadra fortissima. È così diverso da quello che facciamo noi? Come si dice... la mela non cade mai troppo lontana dall'albero, eh? Ti sbagli. Loro non sono così. Mark e gli altri non sono come la Genesis. Dopo essere stati stracciati dalla Genesis, questi ragazzi vogliono più potere. Non è vero? Credo che l'abbia detto lo stesso Evans. Abbiamo perso contro la Genesis. Questo significa che dobbiamo diventare più forti, sempre più forti. No, non è come pensi. Questi ragazzi... io... non stiamo facendo niente di sbagliato. In effetti... non è tanto diverso. Padre... cosa ti prende, Xavier? Non hai eseguito i miei ordini? Perdonatemi, padre. È solo che i ragazzi della Raymond non sono nostri nemici. Non possono esserlo. Che ragione abbiamo per combattere da Raimon? Oh, è la prima volta che ti sento esprimere un'opinione, Xavier. I nostri nemici non dovrebbero trovarsi d'oltreoceano? È quello che continui a ripetermi. È vero, è per questo che dobbiamo mettere in riga i deboli leader di questo paese. Ho sempre voluto affrontare Mark su un campo da calcio. Pensavo che sarebbe stato divertente. Ma quando ho visto il dolore sul suo viso... sul viso di Mark, non è stato affatto divertente. Esprimere opinioni non fa proprio per te, Xavier. Taci e fai quello che ti dico. Ma padre! La conversazione è finita. Sono passati 10 ore da quando hanno portato Nathan in solo operatorio. Non abbiamo più avuto notizie. Spero che vada tutto bene. E Sean come sta? Non sembra aver riportato ferite, è solo che... sembra che abbia degli incubi. Incubi? Che sia... che succede, Mark? Sai di cosa si tratta? Sean mi ha detto una cosa. Mi ha chiesto se si fosse comportato in maniera strana durante l'ultima partita. Non avevo capito cosa volesse dire, quindi non me ne sono preoccupato troppo. Ma forse avrei dovuto. Forse è tutto collegato. Forse è in pericolo. Non penso abbia più senso tenervelo nascosto. Sean aveva un fratello. Aveva? Si chiamava Aiden. Giocavano a calcio insieme. Sean giocava in difesa mentre Aiden era un attaccante.
Ma il contrasto, Sean, ora passa! Tu a Aiden! Sean rubava la palla alla squadra avversaria proprio passarla ad Aiden che la metteva in rete. Uno in difesa e l'altro in attacco. Erano la coppia perfetta. Fino al giorno dell'incidente. Quale incidente? Ehi, Sean, hai visto la mia tripletta? Sì, oggi abbiamo vinto solo grazie a te, Aiden. È stato un bene che la partita non sia stata annullata. Siete stati entrambi grandiosi. Mentre tornavano a casa, l'auto fu investita da una valanga. Una valanga? Eh? Cos'è questo rumore? Sean fu sbalzato fuori dalla macchina e si salvò. Purtroppo, Aiden e i suoi genitori non ebbero la stessa fortuna. Che cosa terribile! Ah, ecco perché reagisce male ogni volta che sento un rumore forte. Dopo l'incidente, la personalità di Aiden ha continuato a vivere dentro Sean. In un certo senso, Sean ha due personalità. La propria e quella del fratello. Ecco perché riesce a fare la tormenta glaciale. Esatto, era la tecnica speciale di Aiden. Quindi quando esegue la tormenta glaciale, non è lui a cacciare il pallone, ma Aiden. Avere una doppia personalità non è facile, è difficile mantenere un equilibrio mentale. Quella brutale partita contro l'Alice potrebbe averlo turbato molto. Se lei sapeva tutto questo, perché l'ha fatto giocare? Perché potessi combattere l'Alice Academy, non le importava cosa sarebbe successo a Sean, le importava solo di vincere, vero? Ehi, calmati Silvia, ma... Il mio compito è farvi vincere le partite. Pensavo che Sean fosse un attaccante che sapeva anche giocare in difesa. Ho pensato che fosse un po' promosso dalle partite e per questo si comportasse in maniera strana. Mi sbagliavo. Sean ha due personalità e non ci ha detto nulla per tutto questo tempo. Non mi sono mai accorto di nulla. E ora capisco che stava cercando aiuto. Mark. Nathan non c'è più e Sean non sta bene. Stiamo perdendo un giocatore dietro l'altro. Se solo lui fosse qui. Intendi Axel, vero? Axel arrivava sempre a tirarci fuori di là quando eravamo in una situazione difficile. Chissà dove è ora. Un po' di tempo fa ho visto qualcuno che assomigliava molto ad Axel. Cosa? Dici sul serio, Darren? E hai tenuto la bocca chiusa per tutto questo tempo? Mi dispiace, ho provato a dirvelo un sacco di volte, ma non riuscivo mai a trovare il momento giusto. Allora, dove l'hai visto? È stato quando siamo andati a giocare una partita a Okinawa. C'era un ragazzo con un tiro incredibile, un tiro che sprigionava fiamme. Mi è venuto il dubbio che si trattasse di Axel. Non posso dire di averlo visto in faccia, quindi potrei sbagliarmi, ma... Che ci farebbe Okinawa? Sembra proprio la descrizione di Axel, però. E adesso più che mai la Raymond ha bisogno di lui. Forza, andiamo a Okinawa! No! Mark! Io rimango qui finché le condizioni di Nathan non miglioreranno. Ci sono un po' di cose che devo discutere con lui. Mark! Che ne pensa, allenatrice? Possiamo scambiare due parole fuori, Mark? So che sei preoccupato per disaccordi avuti con Nathan. Eh? E lei come lo sa? Sono la vostra allenatrice e tengo sempre d'occhio i miei giocatori. Nathan è sempre stato uno dei miei migliori amici e uno con cui potevo parlare. Ha addirittura lasciato il club di atletica per unirsi alla squadra di calcio e aiutarmi. Ha fatto così tanto per me, ma io non sono stato in grado di fare nulla per lui. Il minimo che possa fare è aspettarlo qui finché le sue condizioni non saranno migliorate. E aspettare i giorni in cui potremo di nuovo giocare a calcio insieme. Mark. Sì, allenatrice. Andrà tutto bene, te lo prometto. Tu e Nathan supererete questo momento. Le è mai capitato di avere una discussione con qualcuno e di finire per allontanarsi da quella persona? Per allontanarsi bisognerebbe essere stati vicini. Non ricordo neppure se lo siamo mai stati. Sai, guardare voi ragazzi giocare a calcio mi ricorda mio fratello.
Lei ha un fratello. Sì. Amava così tanto questo sport che è andato all'estero per frequentare una scuola di calcio. È venuto a mancare mentre era lì. Capisco. È strano, sai. Sei la prima persona a cui ne abbia mai parlato. Mark? Nathan! Nathan! Questo significa che ora stai bene, puoi camminare? Mi dispiace di non essermi fatto vivo prima. Oh, non preoccuparti. La cosa più importante è che tu non sia stato ferito gravemente. E questo significa che potrai venire con noi a Okinawa. Andiamo a cercare Axel. Io non posso. Eh? Temo che il signor Swift dovrà stare con noi ancora un po' per fare delle ulteriori analisi. Capisco. Comunque sarà dimesso presto e poi noi... Ascolta, Nathan. Capisco, Mark. Tu parti e vi raggiungerò appena possibile. Mi raccomando, ti aspetterò. So quello che devi fare, Mark. È per questo che per ora ti devo dire... Addio. Io mi chiamo Sean Frost, non Aiden. Ma la sua abilità di attaccante è quello che tutti vogliono. Il mio talento in difesa non è necessario. Cosa dovrei fare? Cosa posso... Avrei dovuto essere io a salvarmi. Tu non sei utile a nessuno. Ehi, Sean! Tutto bene? Sì. Bene, allora andiamo? Stiamo tutti aspettando te. Va bene. Nathan sembra essere sulla via della guarigione. Adesso mi sento molto meglio di andare a Okinawa. Ehi, Mark! Questi alieni erano troppo forti per me. Non voglio diventare un peso per la squadra. Ma adesso ho qualcosa che mi brucia dentro. Voglio fare tutto quello che posso per aiutarvi a battere la Genesis. Vi prego, ascoltatemi. Permettetemi di entrare nella Raimon. Non vi deluderò, ve lo prometto. Certo che ti puoi dire a noi, Darren. Volevo chiederti di entrare in squadra dalla prima volta che ti ho visto giocare. Grazie, Mark. Ottimo. Un nuovo giocatore. Oh yeah. Forte. Buona fortuna, Darren. Mi raccomando, falla pagare agli alieni anche da parte nostra. Faremo tutti il tifo per te. Forza, Darren. Grazie mille, ragazzi. Buona fortuna a tutti voi. Siete veramente successori del Dynazuma Eleven di David Evans. Grazie, a presto, signor Preside. Questi sono bravi ragazzi, bravi e onesti. Non andranno a finire come la Genesis. Sto facendo la cosa giusta. E questi ragazzi... Stiamo facendo la cosa giusta. Questo è quello che pensi tu, Rino. Nel frattempo, a Okinawa... Ehi, laggiù! Questo ragazzo è stato risucchiato da un vortice gigante! Ehi, ragazzo, stai bene? Presto, chiama l'ambulanza! Zitto, sta cercando di dire qualcosa! Il ragazzo di fuoco. Il ragazzo di fuoco? Di Caccinanti sta parlando! Avresti un momento? Vorrei farti un paio di domande. Axel, dove sei? Sto arrivando a Okinawa per cercarti. Scopri di più nel prossimo capitolo, il bomber di fuoco. Forza, Axel, giochiamo! Oh mio Dio, ragazzi, 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 che capitolozzo! Davvero, davvero bello, davvero carino. Nuovo giocatore in squadra, Darren. Non lo sostituisco subito a Mark, anche perché non posso. Nel prossimo capitolo ci serve Mark per giocare, dato che deve imparare Pugno di Giustizia e dovrò usarlo ancora una volta contro la Epsilon. Oh mio Dio, quel capitolo, però... Il bomber di fuoco tornerà
e farà tutti quanti arrosto con la sua tormenta di fuoco. Che bello, che bello, che bello. Quindi Cuggio, questo video finisce qui. Io come sempre spero che vi sia piaciuto. In descrizione vi ricordo i link per Twitter e anche per Instagram, dove pubblico giornalmente roba. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.